Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video. Oggi di cosa parleremo? Parleremo di e-commerce. Perché di e-commerce? Perché in questo momento storico, in questo periodo soprattutto, c'è molta esigenza di andare a creare un sito e-commerce, quindi una vendita online. Se tu che mi stai guardando hai un'attività offline, quindi magari hai un piccolo negozio, sei un lavoratore autonomo o comunque hai una tua sede fisica, diciamo, in questo momento storico ci vuole una presenza online. Proprio in questi giorni ho trovato una piattaforma online che ti permette di creare gratuitamente il tuo e-commerce. L'ho testata, ho visto che funzionava bene anche la versione gratuita, perché poi naturalmente hanno diversi pacchetti, però la versione gratuita già permette di fare tutto quello di cui ha bisogno un e-commerce. Quindi ho detto, in questo momento magari potrebbe essere interessante farci un video a riguardo e far vedere alle persone come poter costruire il proprio e-commerce da zero in modo gratuito e velocemente, perché è tutto quanto preimpostato. Praticamente a voi basterà caricare il vostro prodotto o il servizio che state offrendo e proporlo al vostro pubblico, ai vostri clienti, in modo molto semplice, molto smart. Il sito in questione si chiama ECWID o ECWID. Adesso lo andiamo a vedere, andiamo al PC. Mi sono messo qui così ho il PC davanti. È molto semplice da utilizzare. Ok, prima di iniziare, però iscriviti al canale, così puoi rimanere aggiornato su tutti quanti i miei prossimi video. E poi un'altra cosa, condividi questo video con le persone a cui pensi possa interessare questo argomento. Ok, adesso procediamo. Perfetto, eccoci qui su ECWID, ok? Facciamo così, io vi metto il link in descrizione per accedere direttamente. Quindi vi basterà andare in descrizione al video, cliccare nel link e arriverete direttamente su questa pagina per fare la registrazione. Ok, andiamo qui su Get Started for Free. Ok, adesso in questa pagina bisogna fare la registrazione. Quindi andiamo a scrivere il nostro nome, molto semplice. Andiamo a mettere la nostra mail. E dopodiché mettiamo anche la password. Ok, clicchiamo su Configura il tuo negozio. Ok, eccoci qui. Qui dobbiamo dare il nome al nostro negozio. Adesso facciamo un esempio. Stiamo creando un negozio per moda, quindi vestiti. Lo chiamerò ad esempio Moda Shop Online. Ok, andiamo su avanti. Inseriamo la nostra sede, la nostra zona. Quindi in questo caso metto Roma, ok, Roma, cap, quello standard di Roma, adesso è un esempio, ok, andiamo su avanti, perfetto, qui ci farà alcune domande, rispondiamo insomma come vogliamo, qui mettiamo la categoria, quindi in questo caso inserisco abbigliamento. Ok, qui ci chiede se stiamo costruendo un negozio per qualcun altro. No, accettiamo questa e andiamo su avanti. Ok, al sito web mettiamo no. Qui dovrete scrivere il dominio, ok? Vi fornirà un dominio gratuito. Naturalmente con il servizio gratuito avrete un dominio appunto di terzo livello, quindi dovrete mettere qui il vostro nome, il nome della vostra azienda, .company.site. Poi, volendo, potete aggiornare al piano business a pagamento e creare anche un dominio personalizzato. In questo caso lascio questo e andiamo su Termina e passa alla dashboard. Ok, perfetto, qui ci dice di completare questi passaggi, quindi ci dà già un aiuto, ci fa creare i nostri prodotti, basterà cliccare qui e altri passaggi, ok? Ma adesso vi faccio vedere io comunque. La prima cosa da fare è andare su Impostazioni sito. Ok, da qui possiamo vedere come si presenterà il nostro sito web e da qui possiamo andare a scegliere il tema. Ok? Quindi questa è la prima cosa che vi consiglio di fare. Quindi andare a scegliere il tema che volete utilizzare per il vostro sito web. Ok? Quindi in questo caso andiamo a vedere qui se c'è qualche tema per la moda. Ok, ad esempio si può scegliere questo qui. Utilizza questo tema, ci comparirà già l'anteprima per capire com'è, ci farà vedere com'è, ok. Ok, qui in basso avremo tutti quanti i prodotti in vendita, ok? Tutti quanti i nostri abiti in questo caso. Adesso vi faccio vedere come andare a modificare questi prodotti. Ok, naturalmente cliccando su titolo e immagine di anteprima si possono andare a fare diverse modifiche, quindi potete andare a cambiare il titolo, le scritte e l'immagine di anteprima, questa qui.
Ok, basterà cliccarci sopra e scegliere, andare su carica tra le immagini, c'è un ricco database con molte immagini che possiamo andare a scegliere, qui naturalmente sempre le varie categorie. Ok, fatto ciò, possiamo andare a cambiare le varie scritte e le dimensioni del testo, ok. E adesso andiamo a vedere come caricare effettivamente questi prodotti. Ok, a questo punto andiamo su salva per salvare questo template, questo tema. E torniamo indietro, torna alla dashboard, quindi torniamo qui. Ok, adesso andiamo su catalogo, andiamo su prodotti e da qui possiamo andare a inserire i nostri prodotti. Ok, qui abbiamo tutti quanti quelli di test, quelli demo inseriti dal template e possiamo andare a disabilitarli cliccandoci sopra o a eliminarli andando su questa freccetta e andando su cancella prodotto. Io vi consiglio di disabilitarli, in questo modo potete andarli a modificare senza dover aggiungere un nuovo prodotto ogni volta. Ok, quindi in questo caso andiamo a disabilitare tutti quelli che non ci interessano. Ok, perfetto, disabilitati. Adesso stiamo caricando il primo prodotto, quindi questo magari lasciamolo abilitato. Lo andiamo, invece di fare nuovo, andiamo a modificare questo esistente. Tanto è la stessa identica cosa. Ok, qui abbiamo delle foto e dovremmo andare a mettere le nostre foto del nostro prodotto, quindi basterà andare su carica immagine. Qui possiamo andare a inserire, qui dobbiamo andare a scrivere il titolo del nostro vestito, del nostro capo di abbigliamento, ad esempio vestito primaverile. Ok, e qui dobbiamo andare a mettere la descrizione. Ok, possiamo andare ad aggiungere immagini, video, collegamenti, quello che vogliamo. Fatto ciò, dobbiamo andare ad inserire il prezzo, quindi mettiamo ad esempio 29,90. Ok, qui possiamo scegliere la disponibilità, lasciamola abilitata e dopodiché andiamo su salva. Ok, perfetto. Adesso possiamo andare qui in alto su visita moda shop online, che è il nostro sito. Ok. Vedete, adesso siamo proprio nel nostro sito, che sarebbe questo qui appunto. Possiamo andarci direttamente da questo indirizzo. Ok, e possiamo vedere infatti il template che è stato cambiato. E se andiamo giù ci sarà il nostro prodotto, l'unico che abbiamo inserito. E qui naturalmente compariranno tutti quanti gli altri prodotti quando li andrete ad inserire. Ok, cliccandoci dentro arriveremo nella sezione principale per l'acquisto. Dell'acquisto, qui possiamo andare a selezionare anche la taglia. Fatto ciò, qui c'è la descrizione e tutto, possiamo vedere le altre foto. Ok, andiamo su aggiungi al carrello e possiamo vedere che si aggiungerà qui direttamente in questo carrello. Andiamo su vai alla cassa e qui si dovrà procedere per il pagamento. Però prima dobbiamo andare a impostare un metodo di pagamento, ok? Perché ancora non l'abbiamo fatto. Quindi bisogna andare qui, quindi torniamo nella schermata principale del pannello di controllo e andiamo su pagamento, ok? Qui è molto semplice. Questo qui, pagamento in contanti, lo andate a disabilitare. Ok, andate ad abilitare Stripe e PayPal, i due pagamenti fondamentali per l'online. Ok, quindi dovete fare un account di PayPal, quindi andate a fare un account sul sito di PayPal proprio. Create il vostro account se non ce l'avete già, altrimenti inserite quello. Basterà andare quindi su Abilita e collegare il vostro account di PayPal, quindi inserire le vostre credenziali. Dovrete fare anche un account Stripe, ok? Che permetterà appunto i pagamenti con le carte di credito, quindi Visa, Mastercard, eccetera. Fatto anche l'account Stripe, andate su Connetti con Stripe e andate direttamente a fare la connessione con Stripe, quindi l'accesso. Fatto ciò, qui invece che pagamento in contanti, comparirà PayPal e un'altra sezione con scritto Stripe e dovrete abilitarli entrambi in questo modo, ok? Una volta fatto ciò, avrete la possibilità di essere già Avrete già la possibilità di essere pagati direttamente per il vostro prodotto. Quindi, tornando qui, scegliendo il prodotto in questione, quindi tornando nel nostro sito, quindi facciamo un test, tornando qui, vi faccio vedere meglio, dobbiamo andare ad acquistare per esempio questo prodotto, ok, ci clicchiamo sopra, giunti qui dobbiamo andare su aggiungi al carrello, già l'avevamo aggiunto, quindi andiamo alla cassa, perfetto, qui dobbiamo andare ad inserire il nostro indirizzo email. Quindi noi che stiamo comprando, intendo, ok? Quindi inseriamo il nostro indirizzo email e
per gli aggiornamenti sullo stato dell'ordine e una volta appunto inserito qui il nostro indirizzo email compariranno le informazioni di pagamento, quindi l'utente potrà scegliere, adesso non compaiono perché non le abbiamo inserite naturalmente, quindi l'utente in seguito potrà scegliere tra pagamento con PayPal o pagamento con carte di credito. Una volta fatto ciò andrà a selezionare il tipo di spedizione, adesso andiamo a vedere anche quella, e fatto ciò andrà a confermare l'ordine, a voi arriveranno i soldi e voi dovrete spedire il prodotto al cliente e naturalmente qui nella fase di spedizione il cliente inserirà tutti i suoi dati per effettuare appunto la consegna. Perfetto, andiamo qui, andiamo a vedere le spedizioni, spedizioni e ritiro, ok, andiamo qui. Basterà andare su aggiungi un metodo di spedizione. Se utilizziamo uno di questi corrieri possiamo impostarlo direttamente da qui, altrimenti possiamo creare noi il nostro corriere, quindi se utilizziamo ad esempio TNT e non è tra questi possiamo scrivere qui direttamente TNT. Ok, andiamo su impostazione. Qui dobbiamo scegliere se è gratuito, se c'è una tariffa fissa o personalizzata, mettiamo ad esempio spedizione gratuita. Ok, salva e finisci. Ok, andiamo qui e ci avrà creato la spedizione praticamente gratuita con TNT. Ok, quindi gli utenti in fase di acquisto dopo il carrello, quando andranno a procedere con l'ordine, gli comparirà questa opzione, quindi TNT gratuito, e se è l'unica opzione disponibile dovranno per forza lasciare selezionata questa qui, altrimenti se avete più opzioni di consegna dovranno selezionare quella preferita e procedere con l'ordine. Penso di aver detto le cose fondamentali per la creazione del sito, quindi per le varie modifiche dell'aspetto, che naturalmente potrete andare in seguito a modificare anche da qui, quindi andando qui potrete vedere tutte quante le varie impostazioni e scegliere l'aspetto preferito del sito, ok? Penso che in questo momento diverse persone hanno l'intenzione di portare il loro negozio online e questa penso sia una valida soluzione, gratuita soprattutto. Poi naturalmente hanno anche dei pacchetti business, se andiamo qui aggiorna abbiamo la possibilità di aggiornare, questo è il pacchetto gratuito che abbiamo noi, possiamo mettere solo un massimo di 10 prodotti, altrimenti ci sono diversi pacchetti. Quello che vi consiglio se avete un'attività è il piano business, perché avete la possibilità di mettere codici sconto, avete la possibilità di vedere i carrelli abbandonati, quindi di fare mail marketing su quei carrelli, ci sono moltissime altre opzioni. Potete generare degli sconti, eccetera, eccetera. Spero che il video vi sia piaciuto, condividetelo, lasciate un like, scrivetemi un commento qui sotto se avete qualche domanda. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!